Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, andremo a realizzare insieme questo simpatico modulino a forma di fiorellino che potrete utilizzare sia come pendente per degli orecchini, come ho fatto io, o comunque per una collana o come centrale di un bracciale. Oppure come l'avevo pensato io inizialmente, ovvero come charm per dei segnalibri. Vi farò vedere in un video successivo a questo che uscirà insieme a questo video, quindi dopo aver visto questo video mi raccomando andate a vedere anche l'altro. Vi farò vedere come realizzare proprio da zero un segnalibro un po' in stile vintage come piace a me e poi utilizzerò proprio come pendente, come charm per il mio segnalibro il fiorellino che andremo a realizzare insieme nel video di oggi. Quindi io spero tanto che questo progettino, seppur semplice, vi piaccia. Non mi dilungo oltre, ma vediamo insieme tutto l'occorrente per realizzare il nostro fiorellino. Allora, per il nostro progetto ci servirà uno chaton da 8 mm, delle iris duo, me ne serviranno 6 per il modulino. Io sto utilizzando la colorazione Chalk White Champagne Luster e sono queste. Poi mi servono 6 bicono da 3 mm, io sto utilizzando i bicono preziosa nella colorazione Light Amethyst Glitter e sono questi. Poi mi serviranno rocaille 15-0 e 11-0 della Miyuki, vi faccio vedere al volo anche di questi colori, Duracoat Galvanized Champagne per le 15-0, mentre come 11 le Metallic Light Bronze. Ovviamente ago, io sto utilizzando un ago numero 12 e come filo, come sempre, il Fireline da 0,15. La prima cosa da fare è quella di mettere sull'ago le 6 iris duo alternate a 6 rocaille 11-0. Poi ho chiuso a cerchio, sono ripassata in tutte le perline, ho fatto il doppio nodino ed ora sto uscendo con il filo da una delle rocaille 11-0. Adesso carico sull'ago 4 rocaille 11-0, salto la iris duo e mi vado ad inserire nella 11-0 subito dopo e tiro il filo. In questo modo si viene a formare il primo archetto. Facciamolo un'altra volta insieme. Quindi carico sull'ago sempre 4 rocaille 11-0, salto la iris duo e vado ad inserirmi nella 11 subito dopo questa e tiro il filo e così si forma anche il secondo archetto. Quindi devo fare la stessa cosa per tutto il giro. Terminato questo passaggio, mi sono portata ad uscire dalla terza delle 4 rocaille 11-0 appena inserite, quelle del primo archetto. Metto sull'ago 2 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nelle 2 rocaille 11-0 centrali dell'archetto successivo, nelle due centrali. Di nuovo facciamolo un'altra volta insieme, metto sull'ago sempre 2 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire sempre nelle 2 rocaille centrali dell'archetto di 4 successivo e tiro il filo un'altra volta insieme, di nuovo sempre 2 rocaille 15-0 sull'ago e mi vado ad inserire nelle 2 rocaille centrali dell'archetto di 4 successivo. E così continuo e completo tutto il giro. Ok, a giro terminato posso prendere il mio chaton e lo inserisco all'interno della lavorazione rivolto verso il basso e tiro leggermente il filo in modo da stringere un po' la lavorazione. Sto uscendo con il filo dalla seconda rocaille 15-0 appena inserita e adesso carico sull'ago di nuovo 2 rocaille 15-0. Salto le 2,11 e mi vado ad inserire nelle 2,15,0 subito dopo e tiro il filo. Ok, ancora sempre 2 rocaille 15,0 sul lago ed entro nelle 2,15,0 subito dopo, ovvero queste qua, in queste due qua. E tiro sempre bene il filo. Facciamolo l'ultima volta insieme, poi vi lascio far da soli. Sempre 2 rocaille 15-0 sul lago e mi vado ad inserire nelle 2,15 successive e tiro il filo. Quindi continuo allo stesso modo per tutto il giro. Ok, terminato anche questo passaggio, sto uscendo con il filo dalle
due rocaille 15-0 appena inserite in questo ultimo passaggio e vado a stringere ulteriormente la lavorazione sullo chaton facendo un giro di rocaille 15-0. Quindi carico sul lago una rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nelle due rocaille 15-0 sporgenti successive, ovvero queste due. Ok, ancora sempre una rocaille 15-0 sul lago e mi vado ad inserire nelle due 15-0 sporgenti dopo. Vedete queste due? E tiro il filo, facciamolo un'ultima volta insieme, sempre una rocaille 15-0 e vado ad inserirmi nelle 15-0 che sporgono successive e tiro il filo. Ok, quindi continuo allo stesso modo fino a completare tutto il giro. Quindi questo è il risultato della nostra incastonatura. Adesso sto uscendo con il filo dalle due rocaille 11-0 centrali dell'archetto sopra alla iris duo, praticamente dei primi archetti che si sono formati per fare l'incastonatura. Quindi questa, vedete, dalle due rocaille centrali. Bene, adesso metto sul lago 5 rocaille 15-0. 5 e mi vado ad inserire con l'ago nel foro superiore della iris duo che sta subito sopra e tiro bene il filo. Poi di nuovo metto sul lago altre 5 rocaille 15-0, 4 e 5 e ritorno ad inserirmi nelle due rocaille 11-0 sotto le due di partenza, vedete queste due qua, e tiro bene il filo. Adesso, senza mettere niente sul lago, rientro dal basso verso l'alto con l'ago nelle prime 3 rocaille 15-0, solo nelle prime 3 e tiro bene il filo. Quindi sto uscendo, vedete, dalla rocaille centrale delle 5 appena inserite. Adesso metto sul lago 2 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire direttamente nel foro superiore della iris duo accanto e tiro bene il filo. Poi metto sul lago 5 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nelle due rocaille 11-0 che stanno sotto la iris duo e tiro il filo. Ok, adesso devo ricollegarmi alle rocaille di qua, quindi metto sul lago solamente 2 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nella 15-0 centrale delle 5 che avevo inserito nell'altra sotto l'altra iris duo, vedete queste? E mi vado ad inserire con l'ago dal basso verso l'alto e tiro bene il filo. Ok, adesso senza mettere niente sul lago, ripasso nelle due rocaille 15-0 che trovo subito sopra. Scusate perché ho la telecamera davanti. Ok. Poi passo nella iris duo e devo portarmi ad uscire dalla terza rocaille 15-0, quindi sempre in quella centrale. Così. E adesso vado ad inserire solamente due rocaille 15-0 ed entro nelle due rocaille 11-0 sotto alla iris duo successiva e tiro il filo. Poi devo mettere di nuovo le 5 rocaille 15-0 sul lago e mi vado ad inserire nel foro superiore dell'iris duo subito sopra. Poi qui per completare questa parte andrò a inserire solamente 2 rocaille 15-0, quindi carico sul lago le 2 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire sempre nella rocaille centrale delle 5 che precedono insomma dell'altra iris duo e tiro il filo. Senza mettere niente sul lago, passo nelle due rocaille 15-0, passo nelle due rocaille 11-0 e poi risalgo nelle prime tre rocaille 15-0 dall'altra parte, sempre inserendomi con l'ago da basso verso l'alto e quindi sto uscendo sempre dalla rocaille 15-0 centrale. Rifacciamolo un'altra volta insieme, quindi adesso per collegarmi all'altra iris duo andrò a inserire solamente due rocaille 15-0, quindi due rocaille sul lago e vado nel foro superiore della iris duo.
Poi metto sul lago 5 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nelle due rocaille 11-0 subito sotto e tiro il filo. Poi completo il giro inserendo 2 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire col lago nella centrale, nella 15-0 centrale. Sempre inserendomi dal basso verso l'alto, poi senza mettere niente sul lago, passo nelle due rocaille 15-0 nella iris 2 e poi esco dalle prime tre rocaille 15-0 che trovo dopo. E così continuo per tutto il giro. Vi assicuro che è più semplice da fare che da spiegare. Ci vediamo una volta completato appunto il giro. Ok, terminiamo insieme questo passaggio. Sto uscendo dall'ultima iris 2, metto sul lago 2 rocaille 15-0 e mi devo collegare alla prima iris 2 inserendomi nella terza rocaille 15-0 delle 5. Vedete questa, quella centrale. E mi vado ad inserire col lago dall'alto verso il basso. Ok, poi per collegarmi anche sotto metto sul lago 2 rocaille 15-0 ed entro nelle due rocaille 11 che trovo subito dopo, poi altre due rocaille 15-0 e ritorno ad inserirmi nella rocaille centrale delle 5 da questo lato, passando con lago dal basso verso l'alto della perlina. E ok, quindi ho completato praticamente tutta la lavorazione intorno alle mie iris 2. Adesso, senza mettere niente sul lago, rientro nelle due rocaille 15-0 che trovo dopo e passo anche nella iris 2 e nella prima rocaille 15-0 dopo la iris 2. Così. Adesso possiamo lavorare anche da questo lato che è un po' più semplice, quindi sto uscendo con il filo dalla prima rocaille 15-0 dopo l'iris 2, carico sul lago un bicono e mi vado ad inserire solo nella rocaille 15-0 che precede l'iris 2 dopo e tiro bene il filo. Sopra l'iris 2 andrò a inserire 6 rocaille 15-0, quindi carico sul lago 6 rocaille 15-0, salto l'iris 2 e mi vado ad inserire nella prima rocaille 15-0 dopo l'iris 2. E tiro il filo e quindi mi trovo praticamente al punto di partenza. Quindi devo ripetere allo stesso modo questi passaggi per tutto il giro, alternando quindi l'inserimento del bicono e delle 6 rocaille 15-0 sopra alla iris 2. Ok, ci manca solo il cappettino. Sto uscendo con il filo dalla quarta delle 6 rocaille 15-0 appena inserite sopra una delle iris 2. Metto sul lago 6 rocaille 15-0 e mi vado ad inserire nella 15-0 che precede quella da cui sto uscendo con il filo e poi passo anche nella stessa e tiro bene il filo. In questo modo appunto si forma il mio. Vediamo se riesco, anche qua mi sono incastrata. Ok, si forma così il mio cappiettino. Adesso ci ripasserò un paio di volte all'interno di queste ultime perline appena inserite, in modo da rendere il cappietto un po' più stabile, un po' più sicuro. Poi scendo all'interno della lavorazione, faccio il doppio nodino e posso tagliare il filo in eccesso perché il mio modulino è terminato. Chiuso il lavoro e questo è il nostro modulino terminato, io lo trovo veramente super super carino. Vi rimostro anche le altre versioni che avevo già realizzato, queste qui, e poi queste versioni per i miei segnalibri, questa sul blu e marrone, e poi anche questa sui toni del giallo e oro. Spero tanto che questo progettino vi piaccia. Ora corro subito a girare il tutorial per realizzare il segnalibro. Vi lascio il link casomai sotto nell'info box anche di questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se lo rifate mi raccomando taggatemi che mi fa sempre piacere vedere le vostre creazioni. Vi mando un super bacione e vi do appuntamento a prestissimo con altri video. Ciao!